Laboratori Folli, saluto a tutti e bentornati su Sniper Channel. Ragazzi, lo so che è un po' che manco, che non pubblico più dei video, ma è stato un periodo molto denso dove ho lavorato pesante per realizzare il motorino che avete visto nel video di presentazione. Ciao Piaggio, intitolato The Joker, equipaggiato con motore DBR Factory. Quindi ragazzi, tagliamo corto, sigla, andiamo subito ad approfondire l'argomento di oggi. Vamos! Come detto ragazzi, nuovo moped in casa Sniper Racing, The Joker. Ciao Piaggio, completamente preparato e praticamente predisposto ad accogliere il motore DBR Factory. Adesso non sto qui a entrare nello specifico per quel che riguarda le componentistiche del moped, questo lo farò una volta ultimati i test. A quel punto andrò a fare un video di presentazione completo su tutte le componentistiche di questo moped dalla A alla Z, e vi posso garantire ragazzi che ce n'è dentro di ogni. Ma detto questo, vi porto in DBR Factory e andiamo un attimino a vedere cosa abbiamo combinato nel giorno di test 1, dove siamo andati a bancare per la prima volta il moped e successivamente abbiamo cominciato a fare le prime modifiche e i primi sviluppi per aumentare la cavalleria e aumentare i giri motori. A questa giornata di test c'ero io, poi c'era Alessandro Di Biase, che chiaramente è il capitano della DBR Factory, e chicca, c'era anche Luca Pacini, in arte LP Power, che ci ha dato una mano e un paio di dritte per estrapolare, appunto, per iniziare a indirizzarci nella giusta direzione per quel che riguarda l'estrapolamento, come si può dire, dalla massima cavalleria da questo motore per l'appunto DBR Factory. Ma a questo punto ragazzi, venite con me e andiamo a vedere che cavolo abbiamo combinato in questo primo giorno di test su The Joker, il nuovissimo moped nato in casa Sniper Racing. Bene ragazzi, eccoci qua on the road direzione DBR Factory per il primo giorno di test e sviluppo del nostro nuovo motorino The Joker. Allora ragazzi, programma della giornata. Prima cosa da fare è creare una trasmissione a cinghia dentata con rapportatura fissa per andare a fare una bancata come si deve, perché ragazzi, ve lo voglio proprio dire, le bancate con il variatore non si possono proprio vedere. Vabbè, una volta creata la nostra trasmissione a cinghia dentata fissa, andremo a fare i primi test, andremo a fare una bancata e poi cominciamo col nostro sviluppo. Cambiamo un attimino magari gli anticipi, andiamo un attimino a provare marmitte, proviamo carburazione, vediamo un po' cosa succede. E niente, poi vediamo se creare una marmitta nuova o se va bene quella che Ale già fornisce assieme a questo motore. Quindi raga, che famo? Vamos in DBR! Bene raga, ed eccoci qua in DBR Factory. Come detto, primo step, dobbiamo creare una trasmissione fissa per il nostro vario, per poter bancare. C'è Jack che sta già elaborando come fare un cavalletto un po' carino, perché giustamente mi hanno detto: oh, hai rotto il cazzo questi cavalletti fatti con le asse da ponte. Quindi lui adesso sta studiando come fare a fare un cavalletto un po' carino. Io nel mentre vado a smontare la trasmissione e andiamo a creare una trasmissione per poter bancare.
Eccola qua, raga. Ok, per il posteriore ci siamo quasi. Allora, l'idea è questa: prendere questo, ok, con mille righe, prendiamo la puleggia, la foriamo, tac, la puntiamo e via, vamos! Sei messo a fare qualcosa pure te. Torniture a occhio, buco di culo. OBC. OBC. No, vai, questa roba fatta bene. Ragazzi, addirittura Luca Pacini in action. Narte LP Power. Eccola qua, ragazzi. Voilà. Attenzione, sale ragazzi, siamo pronti per la bancata. Biase sta piazzando l'aspirazione dei fumi. Pacini controlla gli ultimi dettagli. Uno tiene. Ci siamo. Io speravo che si smontava qualcosa, ma come si è smontato invece è ancora tutto intero. Loris, oh, chi è che l'ha montato? Uno svizzero. Attenzione, Luca Paccio. Allora, primo lancio, cacca brutta. Adesso andiamo a fare la carburazione. Arrivo con i getti. Non ricordo. Porco Digo, mani esperte. Quindi abbiamo passato di quanto? 12. 12. Che ci vede stella. 12. Proviamo ad anticiparlo un po'. Già fatto. Eh? Già fatto? Ho capito. Ah, stai parlando con... ma quello fa niente, sono assi da ponte. Scatola? No, non potete anche le mani. Questo qua è l'oracolo delle marmitte. Andiamo a vedere l'oracolo. Sto regalando un gioiello delle performance e ora vedrai che confermiamo quanto sia la marmitta più efficiente mai costruita. Da Luca cosa dici? Vola! Vamos! Vamos!
ancora bloccato. Si è cambiato accensione. Ok, è andata. Polini. Proviamo con l'accensione Polini adesso. 4, 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 4 e mezzo, 5, 6. A 5, qua sta perfetto. Wow. Round 3. Next step, sotto consiglio di LP 32. Allora, visti i buoni risultati che abbiamo ottenuto col 32, ma il nostro collettore è da 28, produciamo un bel collettore per il 32 e via. Quindi, com'è qua il nostro? Stiamo cercando di fare un collettore a occhio buco di culo con quello che abbiamo in giro, pur di mettere un 32. Pur di fare un collettore a diametro 32 interno, abbiamo preso una flangetta, quattro colpi di flessibile, pim pum pam, una curvetta, pim pum pam, mettiamo questo, una flange di un collettore di una marmitta, che la salderemo, occhio buco di culo, ancora qua, cioè che ganci delle molle se non vuoi perdere il carburatore. Andiamo, vedi la Coca-Cola che ti fa bene. Questo qui è un collettore firmato da LP. Eccolo qua, ragazzi. Sentiamo, proviamo. Allora, ricapitolando, cazzo facciamo adesso? Collettore su misura apposta per il 32. Siamo capiti, ragazzi? Vediamo come va. Vediamo un po'. Ma voi seriamente volete montare un 40? Le vostre menti malate. Non dico a nessuno. Dobbiamo, non passa dentro. Non passa dentro neanche le viti, Dio. Il grosso carburatore del motore, Dio. Oh, non c'è cazzi che tengono, Si sono messi in testa sta roba. Basta. 40 la... non accendiamo neanche. Ma qua non è chiuso, vero? Guarda, bisogna chiuderlo, Luca, qua. Aspetta, aspetta, prima capiamo. Perché non vi rendete conto cosa? Guarda che roba! Un grosso cane! Non penso proprio! Non penso proprio!
Ok ragazzi, siamo qui al termine del day one di test, giornata super intensa, abbiamo combinate di ogni. Allora, siamo partiti con il motore standard con carburatore da 28. 28 all'inizio. All'inizio con marmitta Malossi, poi abbiamo cambiato la marmitta, abbiamo messo su l'Oracolo. DBR Superfast. Via. Poi abbiamo cambiato l'accensione, siamo passati dall'accensione PVR alla Polini. Da una PVL 22 gradi, una PVL Polini, quindi una 32 gradi. Poi non contenti, siamo andati, siamo passati a un carburatore da 32. 32 PVK. Va bene. Sì. Allora, questi risultati. Pacini e il buon Di Biase hanno visto che aumentando il carburatore ci abbiamo preso un po' di gusto. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo finito con questo qua, un 40, ragazzi. Bel 40. Una quarantella. Incredibile. Sembra un buon diametro. Ma andiamo ad analizzare le curve e andiamo a vedere se il 40 ha funzionato, giusto? Vamos! Allora, siamo partiti da 13,84 cavalli con la prima configurazione, che era quella con la marmitta Malossi e l'accensione da 22 gradi PVL. Esatto, il 28. E il 28 di carburatore. Poi, dopodiché siamo passati a Superfast. DBR Superfast a 14,74 cavalli a 13.400 giri, quindi già un ottimo incremento. Dopodiché siamo passati al carburatore da 32, l'accensione Polini PVL, quella con la centralina blu, sta cazzo, 15,75 cavalli. Poi abbiamo modificato il collettore di aspirazione perché era ancora da 28, quel carburatore da 32, abbiamo portato il collettore a 32 totale, 15,9 cavalli, per poi montare il 40 di carburatore e arrivare a ben 16,57 cavalli, 14.400 giri, quasi 17 cavalli, che vedremo presto, secondo me, e probabilmente li supereremo. Boom! Cosa abbiamo oggi? Bene ragazzi, io direi che come prima giornata siamo soddisfatti, siamo soddisfatti. Mai soddisfatti, perché ma qualcosa no, di buono lo faremo ancora. Perché il target è 20, arriviamo a 20. 20 cavalli, 20 vogliamo HP. 20 cavalli. Su Joker, bam bam bam. E faremo il culo a tutti. Boh, dici? Sì, ovvio. Mi pare. Speriamo. Abbiamo 70 di cilindrata, 40 di carburatore, 20 cavalli. Sfido chiunque a fare un risultato simile adesso. Dai, pronto. Oh, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Alla prossima, vai. Ed eccoci qui, ragazzi. Come avete visto, ne abbiamo combinate di ogni. Addirittura abbiamo finito i nostri test montando un carburatore da 40, ragazzi. Non si è mai visto un 40 su un ciao, ma come avete potuto vedere, funziona. Abbiamo chiuso la nostra giornata tirando fuori 17 HP da questo motore, con un regime di rotazione sui 15.500. Ma ragazzi, abbiamo ancora molto margine, perché possiamo ancora lavorare sul pacco lamellare, sul collettore d'aspirazione. Chi lo sa, magari aumentiamo il carburatore. No, io direi il carburatore ci fermiamo lì. Lo scarico, abbiamo provato un Superfast che equipaggia di solito gli AM6, scarico che trovate in catalogo DBR Factory, e chi lo sa che magari andremo un attimino anche lì a perfezionare la marmitta per vestirla nella maniera migliore su questo motore, che questo motore equipaggia una termica da scooter Stage 6 MK2, che per adesso è stock. Ok ragazzi, quindi 17 cavalli con termica stock, carter DBR Factory, monta un albero derivazione scooter sempre dalla Stage 6, non so, ditelo un po' come cavolo vi pare, e niente, tutti i dettagli, come detto, andrò a fornirveli una volta terminato il nostro progetto. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi siate divertiti come mi sono divertito io giù in DBR ieri, che è stata una giornata pazzesca. Ringrazio ancora Alessandro di DBR Factory per avermi aperto le porte della sua factory e avermi dato la possibilità di andare da lui per poter sviluppare questo moped. Un grandissimo ringraziamento a Luca Pacini, che ci ha dato un grandissimo colpo di mano. E come sempre un ringraziamento a tutti i ragazzi che lavorano giù in DBR Factory, che tutte le volte mi,
come si può dire, mi sopportano che vado giù a rompergli i coglioni. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti e stay tuned, perché prossimamente ci sarà il day 2 del percorso alla ricerca dei 20 HP su il nostro nuovo moped Piaggio. Ciao, The Joker!